In via della Madonna, vicino alle scuole alimentari Marco e Federica, prezzi scontatissimi per panini e spuntini. Un esempio, pan bab 1,50 euro, hot dog a 1 euro, grande rifornimento di ogni genere di oggetto. Vieni a trovarci, alimentari Marco e Federica, via della Provvidenza 35, Pistoia. Nessun bocciato all'Esamarezzo. Il 12 gennaio 2014 è quello della partita davanti a più di 2000 spettatori. Non se ne abbiano a male coloro che adesso prenderanno l'insufficienza, perché sono i protagonisti assoluti di una stagione tutta da vivere sulle ali dell'entusiasmo. Buglio, voto 5+. Non riesce a dare le geometrie che ci si aspetterebbe da lui. Non trova il passo, forse sente troppo il peso della gara. Fa tanto movimento, non si vede quasi mai nel vivo del gioco e Morgia lo richiama anzitempo per inserire Vini in Clery. Si rende conto della prova fornita e quando arriva in panchina calcia un pallone di rabbia in mezzo al campo. Non pervenuto! Giovanelli, voto 5,5. Meno preciso del solito. Qualche sbavatura per lui che per fortuna non costano care. Dimostra però di essere molto duttile quando viene schierato da Morgia a terzino sinistro. Forse ha sentito troppo la partita. Disorientato! Gambadori, voto 7,5. Nel giorno di maggior difficoltà per gli arancioni, lui risponde presente davvero capitano, caricandosi la squadra sulle spalle con una personalità incredibile. Ringhia su tutti i palloni con un mordente da applausi, ma questa non è una novità. Ringhioso! Toledo, voto 7. Il migliore nel tridente orange. Cerca di farsi dare il pallone in continuazione. È pronto ad accendere la miccia giusta. Tiene palla e dà ordine anche nei momenti in cui i nostri appaiono un po' spaesati. È decisivo e spettacolare quando confeziona il fantastico cross per il gol di Mini Clery. Riferimento! Il video è offerto da AutoE. Mini Clery, voto 7+. Sostituisce Buglio come regista della squadra. Sfodera subito 2-3 cambi di gioco notevoli. Manda in affanno l'Arezzo fino a quel momento impenetrabile. Poi con l'ingresso di Cecchi torna nel suo ruolo, in attacco. È perfetto il suo inserimento e la frustata di testa imperiosa che lascia di sale il portiere Amaranto e zittisce gli oltre 300 aretini presenti in curva sud. Lui li guarda, fiero, e subito va a esultare sotto la tribuna che lo sanno. Non lo avevamo mai visto colpire di testa nemmeno un pallone a centrocampo, ma dimostra di saper fare anche l'ariete. Salvatore! La lotta greco-romana degli aretini, voto 1. Botte e schianti per tutta la gara. Sambo in occasione del primo gol, se non ci fosse stata la rete della porta, sarebbe stato spintonato fino alle carceri dietro la curva sud. Domenica prossima per loro mancheranno ancora Essussi squalificato, Tonetto e Spuzzo, Bricca e Zaccanti diffidati e ammoniti. Andateci piano ragazzi, se no giocherete con gli juniores scriteriati. Tifo arancione, voto 10 e lode. Non ricordiamo da quanti anni non erano presenti oltre 2000 persone allo stadio. Un colpo d'occhio da altre categorie e una curva nord letteralmente infuocata. Ma adesso c'è da dare continuità, perché non bisogna venire allo stadio solo per vedere Pistoiese Arezzo, ma per questi fantastici colori e per questo gruppo strepitoso, dal magazziniere al presidente, pelle d'oca!